Una parte di copertura del tetto di questo condominio è stata divelta e trasportata dal vento, lo vedete, nel giardino del resede di queste abitazioni. Ci troviamo a Subbiano, qui stanotte il vento soffiava davvero molto forte, c'è stata anche una tromba d'aria. Questa che copertura è? Copertura in pannelli. Del tetto? Vedi adesso, manca dal tetto, manca. Sì, ma l'hanno fatta ora l'anno scorso. Le forti raffiche di vento hanno cominciato a soffiare durante la notte, raggiungendo oltre i 100 km orari in alcuni casi. Un colpo di coda vero e proprio dell'inverno che torna dunque di nuovo a flagellare la provincia di Arezzo. Queste immagini ci arrivano dall'Alto Casentino, qui addirittura è tornata la neve. Sul fronte dei danni si contano quelli alla scuola Mochi di Levane, dove il vento ha divelto la copertura dell'istituto. Qui siamo invece a Montevarchi, alla scuola materna Rosai Caiani Polverini, dove il vento ha tirato giù un albero, per fortuna non facendo danni alla struttura. I bambini sono infatti all'interno dell'istituto. Centinaia le chiamate da parte dei cittadini al centralino dei Vigili del Fuoco a Sansepolcro. Il vento ha divelto una struttura dove si gioca a tennis. Nella giornata di mercoledì il tempo dovrebbe migliorare, secondo i meteorologi le temperature dovrebbero essere di qualche grado sotto la media, ma comunque in aumento.